Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questo è un tema importante. Viviamo in un paese e in una regione in particolare dove rinunciare anche al bicchiere di vino a pasto può essere molto frustrante. Marcella ci spiegherà però perché è molto importante fare più attenzione possibile, consapevoli che ci sono dei rischi anche e delle questioni importanti a cui prestare attenzione. Lascio la parola a Marcella, così ci può spiegare che cosa succede nel nostro organismo quando beviamo dell'alcol. Cominciamo con una breve storia per introdurre l'argomento. Andiamo un po' indietro del tempo, nel 1991, quando in una trasmissione televisiva americana si parlò di uno studio molto affascinante, lo studio che è conosciuto da tutti e sono sicura che ne avrete sentito parlare, ed è quello del paradosso francese. Che cosa diceva questo studio? In sostanza si parlava dei francesi e si parlava della loro abitudine di consumare dei cibi che avevano un alto contenuto di grassi saturi, come pensate al burro, al formaggio, tutti questi alimenti che i francesi tendono a consumare in quantità elevate. Però stranamente, in Francia la morte per patologie cardiovascolari e anche proprio l'incidenza di malattie cardiovascolari era bassa. C'era un qualcosa, un qualche fattore protettivo nella loro dieta che andava a limitare questo danno, che è quello dato poi dai grassi saturi. Che poteva essere? Allora si è pensato al vino rosso, al consumo di vino rosso, che contiene anzi nel suo interno delle sostanze, tra cui la più conosciuta è il resveratrolo, e secondo questo studio il discorso era che questa sostanza contenuta nel vino andava a dare una sorta di protezione ai francesi. Voi pensate che in quell'anno negli Stati Uniti sono addirittura aumentate del 40% le vendite di vino, quindi dal punto di vista del marketing c'è stato un incremento davvero molto importante. Le cose però non stavano proprio così. Inizialmente si è detto che questo studio non era stato calcolato in maniera corretta, però andiamo a vedere poi che cosa è successo qualche anno dopo. Qualche anno dopo è stato fatto un altro studio, si chiama studio Impianti, che è stato fatto ovviamente in Toscana, dove si è andati a vedere su un gruppo di persone che aveva più di 65 anni e che amava bere vino, quali erano i livelli di resveratrolo che si trovavano nelle urine e nel contempo quali erano dei livelli ematici caratteristici dell'infiammazione e della degenerazione cellulare. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori che in realtà il resveratrolo che andiamo ad introdurre con l'alimentazione e in questo caso andiamo ad introdurre con il vino che possiamo usare durante la giornata, ha un quantitativo talmente basso da non poter dare una protezione cardiovascolare. E comunque ciò che dà il consumo di vino di queste persone che amavano consumarlo durante la giornata era un aumento dell'infiammazione e un aumento della degenerazione tessutale. Quindi gli effetti negativi erano quelli che sono stati poi studiati. Quando parliamo di alcolici, parliamo di tutte quelle sostanze che hanno un contenuto di etanolo, quindi di alcol, maggiore di 1,2 millilitri per 100 millilitri, quindi tra il vino, la birra, il sidro, anche i superalcolici. Ma quando noi andiamo e abbiamo sul tavolo magari una bottiglia di vino, ad esempio, leggiamo sull'etichetta che c'è scritto un numerino seguito da una percentuale. In realtà quelli non sono i grammi di etanolo che trovate all'interno, ma per arrivare ai grammi di etanolo dobbiamo andare a fare un calcolo. In sostanza, se voi avete una bottiglia che ha un'indicazione del 12%, che potrebbe essere quella classica di un vino da tavola, in questo caso calcoliamo 12 per 0,79, che è la densità dell'etanolo, e poi andiamo a calcolare per il quantitativo che vogliamo introdurne. Se vogliamo introdurne un bicchiere, faremo 12 per 0,79 per 1,25 decilitri. Cosa viene fuori? Viene fuori il quantitativo che è 11,8. L'abbiamo arrotondato a 12 grammi, quindi noi in un bicchiere di vino abbiamo questo quantitativo, 12 grammi di alcol. Attenzione, lo dobbiamo ricordare perché 12 grammi è ciò che è considerato nel nostro paese una unità alcolica. E a che cosa corrisponde? Lo vediamo nella figura. 12 grammi corrispondono in questo caso al bicchiere di vino, al boccale di birra di media graduazione, oppure a un bicchierino di superalcolico.
In questo caso, come vedete, ognuna di queste alternative vale una unità alcolica. Perché ce lo dobbiamo ricordare? Perché vedremo poi che i consumi che vengono indicati da non superare sono molto bassi e quindi è importante avere l'idea di che cos'è un'unità alcolica. Nel momento in cui parliamo di unità alcoliche, non siamo ancora andati a parlare del quantitativo di calorie, perché, ebbene sì, l'alcol ci fornisce addirittura 7 calorie al grammo, quindi si trova al secondo posto dopo i grassi tra ciò che ci fornisce le calorie, calorie vuote in questo caso. Quindi cosa dovremmo fare? In genere si va a moltiplicare il contenuto di alcol per 7 e si ha il conteggio poi delle calorie che ci vengono portate. Guardiamo il classico bicchiere di vino da pasto, in questo caso siamo sulle 84-85 calorie. Facciamo un conto, ad esempio, di quanti bicchieri consumiamo nella giornata e ci rendiamo conto delle calorie vuote che possiamo andare ad introdurre. Attenzione, perché in alcuni casi non basta calcolare le calorie dell'alcol, ma bisogna conteggiare anche dello zucchero, perché pensate ad esempio ai cocktail o ad altre preparazioni, non c'è soltanto alcol all'interno, ci sono anche degli zuccheri e di conseguenza il conteggio calorico va fatto tenuto conto anche di questo. Abbiamo i componenti che sono l'acqua, l'alcol e lo zucchero, quindi le calorie che ci vengono fuori, dato che l'acqua non è calorica, sono tutte calorie vuote. Quindi quando introduciamo queste bevande, ricordiamo che stiamo introducendo solo calorie vuote. Se dobbiamo dare un'indicazione sul fatto che si possa bere o non si possa bere, qual è l'indicazione corretta? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. Allora, se noi andiamo a riportare ciò che le principali agenzie internazionali di salute pubblica ci indicano, è che l'alcol è una sostanza tossica ed è una sostanza cancerogena, e l'abbiamo visto bene con lo studio in Chianti, che aumenta questi livelli di infiammazione, aumenta anche la degenerazione, i livelli di degenerazione cellulare. Quindi da questo punto di vista, se mettiamo sul piano della bilancia bere o non bere, ovviamente l'indicazione che diamo a chi è astemio è assolutamente di non cominciare a bere, perché stiamo parlando di alcol in vari tipi di bevande, ma comunque sia sempre alcol è, quindi il consiglio è di non cominciare. Invece, se noi siamo dei consumatori, perché comunque il vino, soprattutto in questo territorio, è uno degli alimenti più legati alla cultura, alla tradizione, e vi ricordo che è anche una bevanda che rappresenta in quantità moderate e a pasto nell'ambito della dieta mediterranea, la frugale dieta mediterranea contemplava anche delle moderate quantità di vino, quindi assolutamente in sintonia con il contesto del territorio e della cultura. Quindi, quando dobbiamo capire qual è un livello che non dobbiamo oltrepassare, che cosa dobbiamo fare? Prima di tutto dobbiamo ricordare che l'alcol è metabolizzato al 90% a livello del fegato. Noi abbiamo degli enzimi che si chiamano alcol deidrogenati che servono proprio a metabolizzarlo, ma questi enzimi raggiungono il loro, diciamo, valore standard intorno ai 20-21 anni. Quindi è vero che in Italia c'è una legge per cui non vanno somministrati alcolici al di sotto di 18 anni di età, ma in realtà, ad esempio, a 19 anni non si ha ancora il livello standard di questi enzimi, quindi si ha più difficoltà a metabolizzare l'alcol. Le donne di per sé hanno più difficoltà rispetto agli uomini a metabolizzarlo. Le persone anziane, oltre i 65 anni, di nuovo hanno ancora più difficoltà. Quindi, già per capire qual è il concetto di unità alcolica da non superare, bisogna conteggiare vari fattori, se siamo uomini, se siamo donne e la fascia d'età. Poi, c'è da dire che ci sono delle persone che utilizzano in maniera abituale delle terapie farmacologiche. Ricordiamoci che i farmaci e l'alcol non vanno d'accordo, i farmaci possono andare, l'alcol può andare a potenziare, diminuire l'effetto del farmaco o avere degli effetti assolutamente deleteri e distruttivi. Quindi se noi stiamo seguendo una terapia farmacologica, l'alcol non può essere utilizzato. Ci sono delle situazioni fisiologiche in cui l'alcol diventa un rischio, ad esempio una donna in gravidanza, l'alcol può diventare un rischio per il feto, una persona che sta allattando, stesso discorso. Sono cose che abitualmente sappiamo, ritroviamo anche magari indicate sulle bottiglie, però tante volte diciamo ma sì, è soltanto un bicchiere. No, assolutamente, in questo caso il livello deve essere zero completamente. Ma qualcuno mi dirà, sì, ho capito, ma allora tutte queste sostanze positive
attive questi flavonoidi che si trovano soprattutto nel vino rosso? Allora, prima di tutto, il flavonoide di cui abbiamo parlato in precedente, che è il resveratrolo, è presente sì nel vino rosso più rispetto a un vino bianco o un vino rosé, ma attenzione, il suo quantitativo, prima di tutto, è irrisorio rispetto a un fabbisogno che potremmo avere per avere un effetto protettivo, quindi non basta quello che è presente all'interno del vino. E poi lo possiamo comunque trovare sia all'interno dell'uva, all'interno delle more, addirittura all'interno del cacao. Possiamo anche utilizzare resveratrolo preso da altre fonti che non abbiano per contro un'altra sostanza come l'alcol, che fa male ad altre, a molti altri fattori del nostro corpo. Poi c'è da dire, col paradosso francese si pensava che il resveratrolo fosse ciò che proteggeva. In realtà gli ultimi studi vanno ad indicare una cosa molto particolare. La protezione del paradosso francese, la protezione rispetto alle patologie cardiovascolari, poteva essere indotta in parte dal tipo di alimentazione che seguivano i francesi, che rispetto agli americani era molto più ricca di frutta e verdura, quindi non era legata strettamente al discorso del vino che veniva consumato, ma in parte con l'indicazione che se noi andiamo ad utilizzare moderate quantità di alcolici, ma in generale non sto parlando soltanto di vino, sono state evidenziate che basse quantità di consumo non sono associate a un minor rischio di ictus ischemico. Quindi da questo punto di vista c'è questa associazione. Però attenzione, anche basse quantità di consumo, quindi quelle associate a un minor ictus ischemico, sono associate a un aumento dei tumori e a un aumento in tutti i distretti, non soltanto in quelli legati al passaggio dell'alcol. Quindi non sto parlando solo di vino, sto parlando di alcolici in generale in questo caso. Attenzione, dipende anche molto da come lo andiamo a consumare, perché, ripeto, il consumo moderato fatto a pasto è un conto. Dei consumi come quelli che vengono chiamati binge drinking, ovvero che in un periodo di tempo limitato vado ad introdurre 6 o più unità alcoliche, che non è una cosa impossibile perché tanti giovani lo fanno, magari nel weekend un bicchiere di vino dopo l'altro in velocità. Questo è un consumo che ad esempio ha un rischio altissimo. Ed è correlato a molte problematiche, soprattutto perché quando viene fatto in soggetti che sono giovani, a livello cerebrale va a creare una sorta di limitazione, come se il cervello non crescesse più rispetto all'età che hanno queste persone. Quindi immaginate il danno che può creare il fenomeno del binge drinking. Altra cosa positiva, si dice che ci sia un impatto favorevole sul sempre con un basso consumo di alcol sul profilo lipidico. Ricordate che si parlava di questo aumento dell'HDL, ma l'HDL l'aumentate senza alcun effetto negativo andando a fare una buona attività fisica, quindi conviene a questo punto fare l'attività fisica rispetto che utilizzare degli alcolici. Dico questo perché a volte sembra quasi che ci siano anche delle persone che dicono: ma no, un bicchiere ogni tanto, anche se non lo bevevo, adesso lo bevo perché ci sono degli effetti positivi. No, non è così, perché sul piano della bilancia gli effetti negativi, gli effetti tossici sono molto più elevati di quelli che possono essere i potenziali effetti positivi. Rispetto al cancro, l'abbiamo detto, quindi aumenta il rischio in tutti i distretti del nostro corpo, anche non quelli legati proprio allo stretto passaggio con il vino oppure con l'alcol, ripeto, in generale. E quindi l'indicazione finale che ci viene data dalle linee guida è presente in titolo, che si intitola bevande alcoliche il meno possibile. Se io sono astemia, bene che si continui ad esserlo, perché non esiste un consumo di alcol che sia completamente esente da rischi per la salute. Questo purtroppo dobbiamo mettercelo in testa. Se invece non siamo astemi, è vero, fa parte della nostra cultura, allora diamo delle indicazioni sulle quantità a basso rischio. Però le quantità a basso rischio che vi do ora sono quantità che possiamo consumare se non siamo in stati fisiologici particolari, gravidanza, allattamento, se non usiamo farmaci, se abbiamo una dieta sana, se siamo normopeso, quindi c'è una serie di fattori precedenti per cui poi andiamo a dare le indicazioni delle quantità a basso rischio. Quali sono? Sono 2 unità alcoliche al giorno per gli uomini, parliamo quindi in termini di bicchieri, 2 bicchieri di vino al giorno.
Per le donne dimezziamo proprio per questa differenza rispetto al metabolismo del vino e dell'alcol in generale, e quindi se parliamo di bicchieri di vino sempre uno. Per le persone che hanno più di 65 anni, lo stesso valore delle donne, quindi una unità alcolica, che vuol dire di nuovo un bicchiere di vino, oppure sarà il boccale di birra, oppure sarà il super uno di quelli. Quindi i quantitativi sono veramente molto limitati. Per le persone che hanno meno di 18 anni, zero, quindi no. Marcella, ti ringraziamo, tu veramente sei stata chiara ed esaustiva, non abbiamo più tante scuse da qui in avanti, perché le tue informazioni non lasciano grandi dubbi, per cui veramente usiamo il principio di goderci questo bicchiere di vino, bicchiere di ciò che desideriamo, occasionalmente, perché sono momenti preziosi che insomma non vanno moltiplicati nell'arco della giornata troppo, però a maggior ragione quando lo facciamo prestiamo attenzione e sorseggiamo con cura. Auguriamo una buona giornata a tutti. Arrivederci a tutti.